Buonasera a tutti, questa sera sono nascosta dietro il cartellone. Benvenuti all'ultima serata della rassegna della commedia dialettale organizzata dagli Amici del Sole, amministrazione comunale di Monte Calvo. Anche quest'anno siamo veramente molto soddisfatti perché siete stati tutti veramente molto molto partecipi. Grazie a tutti, anche chi è venuto le altre sere e a chi è presente questa sera. Fatevi un applauso. Per chi non fosse stato presente, voglio ricordare che sono 5 anni, infatti questa rassegna è al 5° anno. Veramente siamo felicissimi perché stiamo crescendo, vediamo sempre più partecipazione e spero che voi continuate a seguirci per darci veramente la spinta per continuare a organizzare questa cosa che ci sembra veramente molto carina, un modo di aggregarsi, un modo di stare insieme in questi nostri paesini dove purtroppo le alternative non è che siano poi così tante. La commedia di questa sera ha un tema, anche questa commedia ha un tema importante in questo periodo. Abbiamo parlato di integrazione razziale, abbiamo parlato di anziani abbandonati, abbiamo parlato di pensioni, quando si va in pensione che si fa? Stasera si parlerà di politica, infatti la compagnia sarà la compagnia di Auditore Casinina, qui chi la ben e chi lascia ben, e ci divertiranno con questa carinissima commedia che si intitola Una poltrona per due, Menchel Do senza il tre. Adesso vi lascio, poi altre precisazioni e accordi li sentiremo dopo. Buon divertimento! Buonasera a tutti. Allora, come Milena ha detto, dunque noi siamo la compagnia di teatro dialettale Qui chi na bene chi lascia ben di Casinina Auditore o Auditore Casinina. Siamo qui con questa nostra quinta commedia, interamente messa in scena da noi, scritta da noi, ideata da noi, e che si intitola, come è stato detto, Una poltrona per due, ma en c'è il due senza il tre. Siamo al solito decine e decine di anni indietro nel nostro entroterra e c'è la lotta per il candidato sindaco, due schieramenti contrapposti, ma vedremo come va a finire. Buon divertimento. Ah, dimenticavo, il nostro motto è: se vi siamo piaciuti fateci pubblicità, altrimenti non dite niente a nessuno. Grazie. Stamattina ho messo la giubba, ma pensa che non è che ha perso la camicia. E questo lì? Ah, se è meglio adesso. Adesso è meglio. A parte da sentire sinfonia sti giorni. Questo ha scritto qui. Vota, galletto, se vuoi un tetto. Che capisti, imprenditore da guasa?
sto do gli ar fatti ne altri. Gli ar dà un'altra volta sette? Tante combine poche, eh? Io che puoi dici una roba, io dici una roba. Cus fa, secondo voi altri, agite il manifesto, c'è una capigliatura e una faccia così. Ma farò dire che è giusto, nel croce tu, eh? Daremo a vedere cos' chi combinerà. Fammi comprare il giornale, va là. Almeno alle spalcotto, no, ci sono tutti i vecchi. Si è messa lì e che l'ho legito. Oh signor mio, ma no 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 no, già quante ore da che la medicina e non c'è chiappa mai, questa è tutta braria come su capelli. No, ma secondo voi altri, guardate là, la testa sembra c'è una covaccaccia. Gesù Maria, vabbè, un fa il murador te voden tetto, l'altro è il faldutor voden letto. Orazio, a Blengi lavorè, che Manun in ce pega, nella mutua, nella casa edile, cingi ma fai qualcosa là, che se no sta giornata che non si impegna per dire. Voilà. La solita passaggitina, mostre, potessi venire, beato te, ma comunque tutta salute, tutta salute, vai, vai, oh, chi c'è anche, oh, buongiorno, Don Virgilio, finita la messa? Adesso si va a fare il caffeino, magari il corretto e poi dietro un marsalino, bravo, bravo,
mi venga a trovare qualche po'. No, io non posso venire. Ho aperto il negozio, adesso aspetto che arrivino i clienti. Vado a fare qualche cosa. La saluto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, beati l'urchia da fe in ada fe proprio niente. Ecco, a quince in ben stamattina. A quince in proprio bene. Ma allora l'emmedaretta che tu sputaretta, dammi in caretta. Ho sempre che sti tu bugatti che animo a intermire par le onde qua e le donne da stare là, le donne. Antonio, oh, spoggia qui che quando arrivo dopo vediamo un po'. Allora, Oh, buongiorno Orazio. Oh, buongiorno, buongiorno. Oh, Lorietta? Lelino? E la Riveta? Lelino, sono sveglia, io voglio da fare. Ma capisco se la trovetta da fare. Metta da sera. Bel posto, stamattina anche la Betty la mattina che arriva un po' più tardi, va là. Metta da sera. Ecco, ma insomma che, va là, che arriva, arriva. Meno male. Arriva anche io. Meno male. Oh. Forza. Oh, scusate, buongiorno a tutti, buongiorno, sono Rivetta, ho fatto un po' tardi. Ciao Orazio, ciao Betty. Ciao, allora, aspetta che intanto vedac la bacinella per mettere a molle men, per fare le onghie, e poi mi vado a mettere il camice. Dopo Orazio, tarcon, perché ho fatto tardi. Non me ne importa, stai fatto tardi. No, te importa. Allora, arrive. E che mi fa male anche sto braccio, c'è un'artrosi che mi ci vuol dura anche a mettere il grembiul. È vero. Allora. Adesso arrive. Ma guarda te, mi sei intrecetto. Arriva. C'è niente, buone, che Eccomi qua. Allora, te volevi spiegare perché ho fatto tardi. Che ma c'è il cengir, una confusione. Io non avrei mai creso. Anche per sé, tutti ti bar, la farmacia, la pizzeria, tu sei manifesto. Ma se stiamo attenti, se sa te dec, tra un po' i pesci anche del mur della chiesa. Ma sta sentendo? Ma io guardo. Ma come da noi gli altri nenuti? Come ne ha messi? Ma insomma, chi è che da lì? Chi è tutta sta purcisione che da lì fai capire stamattina? Io non mi capisco. Ma sapete che discorre? Ma cosa vuol discorre? Chi è da lì fai capire? Chi ne parla di manifesti, di candidati? Le votazioni per il nostro comune, parlano tutti da quanto il paese, tutti messi. Infatti non vi schiaccio due, quanti volte. Sì, ma sta sentendo a me. Io, guarda, da parte mia, da quando sta che, e non avrei mai creduto sicuro che il dottor si associasse a sacchiatre, sacchiatra gente. Ma però tanto sta sentendo anche a Magaletto, e nel può veda più nessuno, e lui arda un'altra volta sal posto. Questa arriva e arda sal tetto. Ma io non so, secondo me, sono tutti stufi della sempre la stessa gente. Tocca cambiare una buona volta, te cu dici? Ma tu ci ma perché? Tu ci ma trovai la gente nuova, io non so. Però sta sentito da di una roba. E me quince ma lavorare, va là. Oh, sarà me! Prendi quince sta giornata, cara la mia Orietta, che c'è già chi ti aspetta! Ho capito, aspetta, vai sotto, ma su un'altra roba, l'ultima, non parli più. Ma chi saresti di risetta a dare il voto? Me festi discorsi, che a me non mi interessa niente, né di una né di l'altra, va bene? Va bene. Fai allora, qualcosa, va là piuttosto tu. Arriva, scusa gente, ma sa, stamattina c'era un po' di confusione, ho fatto tardi. Sì, perché tanto allora, eccomi qua. Buongiorno Orazio. Oh, buongiorno Arturo. C'è il posto oppure lascia la testa per ospitarmi? Tu ti sempre voglio ti sgorra, ti sempre voglio ti sgorra anche a te. Mette da sera, c'è il primo stamattina. Anche a te, può lasciare la testa qui. Ma te sei, se la testa è la Lorietta, la tua, ne so, ste fatica a trovarla. Anche quella è vera, non si sa mai. È già che è capito.
Che pelle vera. Comunque buongiorno Rietta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Arturo. Buongiorno. Mio. Allora. Arturo. Senta senteggi, dicezzo una roba malorietta. Con le fai longhie stasera. Le fai gosse o smusset? Dicezzo la verità. Ci avete del rasma qualcuno, senti Betty, senti. Orietta, me fa parlare? Parla, se che è apposta, ascolta. Me fa parlare? E può parle? Parla perché ho proprio bisogno da sfoganza qualcuno. Mentre, se vi è successo, dice su. Stamattina io sono gita sotto il comune a parlare che il bambos del senche. Le 4-5 anche me porta in giro. Immagine. Ve sarà venuta anche a Marchesa a chiedere il voto, vera? Stasetta, 5 anni fa, quando è stata ora dell'elezione, la mia via tutta l'ha fatta, tutta ma chi portò una busetta. Non avete dubbi. Per chiappare il voto. E da me l'ha anche avuto. Ah, sapevo. Mo io, Orietta, ancora aspetto la mulichina da spar davanti a chiesa, che qua in piò è tutta una broda. E poi d'estate in Tedec. Ah, credo. Che a 3 giorni adesso è iniziato il cal, fortunatamente, e sembra che riveste cal. E va fuori, guarda le piante, gli dà un po' d'acqua. E vedo un gatto bianco, a voi che si raduna male tu un chesco, e dopo fai la possa male vicino. Avete ragione. Guarda, entra veloce, che apre la scopa. E mi da dietro fino a sconscalino, io da gli arrivo una granetta, e nera il mia, che il ner, porra bestia! Purin, t'hai sentito, Razio? T'hai sentito, né che ora da cambiare? Oh, che tu è ora da cambiare? Cambiare, c'è niente, cambia per il meglio o per il peggio? Ma che mi sa che stamattina tu si parli un po' meglio, come fai la testa? Ma senti, infatti, hai detto da basso, da cima ancora non so rivetta, da cima non so rivetta, te l'hai mandata una roba, te l'hai mandata. Sono per fare una mulichina alle basette, si parli, ma i capelli stamattina? A pazienza, ma tu che da cima ancora non so rivetta, tu da dire questa, tu da dire. Come hai penso ora, te sai che sti giorni c'è tutta e che van de moda? Come sarei di? Continua una mulichina apposta. Un po' più a tette, di su! Il vero mi piace, in una maniera di un clatre, non ci sarebbe il modo da fare una mulichina diversa? Ma tu? E te fidi da Orazio? Da Orazio siamo di tette di lette, meno! Ah beh, ma perché che da Orazio si entra, ci fa ricchi e si scappa ben serviti, Sì! Fa qualcosina diversa, guarda! Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare. Ma te, 100 lire, a tanta dia, vuoi mettere l'allarme, ma che aspetta? Ma parli solo mezza volta. Sì, è mai possibile che tutte le volte che passano davanti ci sempre dietro a pizzate? Te vede lei malagenda, i denti sono ormai se li sei. Sai le fai, a blu cacco mi sa mettere il paghino, no! Allora, innanzitutto quanto da dire che lei da trattarmi che sei davanti ai clienti, e poi soprattutto te da imparare a parlare più civilo e te da essere meno rosso, e capite? Anche perché, caro il mio Orazio, ti ricordo che senza l'Orietta tu mandi avanti sta caretta, capite? Te. E altra cosa, siamo soci, quindi si comanda insieme, si prende le decisioni insieme. Caso io ho 51, bro! E non importa, ma ti ricordi che la mia nonna che la volta mi ha lasciato la barbieria, la parrucchieria. Era meglio tu leva solo la corona, veramente. E ti ricordi che il tuo nonno ha lasciato la barbieria a te perché riportai per il mestiere? E difatti, perché facendo per la ste. Io invece, per il mestiere della parrucchiera, sono mai stata portata. Perché a me mi piace che mandè e stesse senza fare niente. Allora? Allora la mia nonna mi conosceva, ha detto, Orietta, trovate una brava aiutante e tu fa la padrona. Io trovetti la migliore, ho chiappezzo malobetti, e quindi io faccio la padrona e lascio lavorare Malia. Oh, ma perché te ne hai chiappetto il posto Raffaele, quel che vende il pesce, ti piace lasciù? No, lasciaci. Stamattina avevi preso il conde, Per pacesa. No, mi sembra la palessa Galetto, 2-3 anni fa, che se era per l'osso, che il permesso ancora era che aspetta. È vera. Lascia perdere. Anche a te ci mi spendi, e che mi sa che siamo tutti la stessa barca. Va bene? Penso che serve manca amiconi una volta. È vero.
Avevi litighetto. Certo. Per sta roba, ma che avevi chiesto un favore, gli avevi dato il voto, ma l'aveva chiesto una volta, no? Ah, anche ha detto, va bene, faremo, farò, ma te l'hai visto? Io no ancora. Ecco tutta lì, carine. Mo, da sentivo me. Chiatro, mi dispiaceva, la squadretta, però. Una squadretta buona? Una squadra, ma io ho messo con che banda mal dottor. C'era però sempre la casetta a quest'ora, te ne sei? A mal dottore e a messo che banda. A sta Pupon, io l'ho sempre detto, E che bordei, sai, è sta una mossa la gente, e non so proprio. Hai tempo? Pronti, da Orazio Orietta, non avete fretta, dica. Chi è dall'altra parte? Oh, ma lei, signor sindaco, buongiorno. Sì, sono l'Orietta, sì, buongiorno. Mi dica pure. Avrebbe bisogno di un taglio urgente? Ma non può aspettare perché ha una riunione importante in comune. Ho capito, guardi, attenda un attimo perché devo chiedere ad Orazio, che ho visto che è impegnato con un cliente, di solito a lei la serve Orazio. Attenda un attimo. Orazio! Ti sentite il telefono? Ho sentito. Vabbè, come sempre sono gita io, va bene. Ti sentiamo a me, c'ho sento che mi ha il telefono. Bene. Ha bisogno di un taglio urgente, però c'è Brescia e un po' aspettare perché c'è una riunione importante in comune. Sai, io da di che poni sotto. E di, se fa la svelta, quando frizza Arturo, se ce ne arriva prima Napoli. No, lo da fesso, bisogna bene, cambia barbiere. No, per carità, che il vecchio. Va bene, non è del bestia, eh? Sì. Allora, signor sindaco, eccomi qua, sì. E Orazio pronto proprio per lei, appena arriva sarà servito immediatamente. Certo. Arrivederla tra poco. Già, cuscalbrata engano. Non so proprio. Te fatto perché solo a sentire il suo nome, ma che per tutti i fumi. Ho fatto. Dico quant'è. Aspetta, te una gran pregio te. Un dat mos. Vai, voilà. Allì, apposta. Ma apposta, eh? Maria vuol dire, vedo. Lì. Va via anche io, è tardi. Quanto da lei, Orazio? Te mette, va! Sto sempre a me chiatra, per te! Per forza, io sto ben giù! Toi, lascia che esco! Grazie, Arturo! Orazio, vado via anche io! Vai via anche tu, Gilda! Sì, è tardi! Ho a casa il barrodo sul gas! E ne avevo paura che se sa brucia, dare una plucchetta machidezza, fa pulita cambugliansa! Orazio! Una miseria, la felonga un'altra volta! Beda fa il conto e fa poche storie! Allora, la parte di ghia, i metti sulle manicure, il smalt e una cotunetta mai capelli. Anche altro. Oh, sti, se bella gente, smetto, ma la lollo, sapete? Era, chi smetti? Via, tante scuste, metteva là. Ok, lascio qua. Sì, grazie, buona giornata. Grazie anche a te, Gilda. Allora, adesso, pite mal secche? No, sapete. Toccherà mettere giù un caldapetrose qua dentro, Le da quanto ha fatto il pisce, la luce, è venuta a attaccarla qui dentro, che nel vedem più che. È vero, t'hai ragione, sai che Marco detto. Adesso vediamo un po'. Allora dai, aspetti, dem una sistemetta, va là. Mettiamo un po' a posto, sì. Allora sta bellissimo. Dai, dem una spassatina più tardi. Sì, mettiamo a posto. Oh Madonna! Ha fatto presto, già arrivate? E poi ha comprato anche l'elicottero al comune. Allora, buongiorno. Non ho preso l'appuntamento. Non si preoccupi, venghi pure. La se spianassa ci ma sta sedia. Che la Betty è subito pronta per servire. Grazie, Betty. Ti faccio tutta bella. Sarà meglio. Oh, signora! Sì, ma lei ha sempre una faccia fresca. Grazie. Carla mi faccia fresca, la una pettina che ormai la schiocca. Mi metti a posto. Sì, come va, signora? Va bene. Sono venuta perché mio marito mi dice sempre che sono un po' ritrata, bisogna che mi dà un'armolitina, no? Ecco, così. Allora guardi, signora, si fidi,
Lei questa volta è veramente venuta nel posto giusto. Bene. Si affidi alle magiche mani della Betty. Sono sa cosa le dico? Sì. Che questa sera, quando lei rientrerà a casa, suo marito resterà letteralmente, sa come, letteralmente sfolgorato. Bene. No, perché va nell'ambulatorio quella che è pettinata così, quell'altra che è vestita così, e quello che mi ritorna a casa e che mi racconta tutte ste robe. Bisogna che mi do un'armolita. Ma prima di tutto, signora, sarà mei a te un time alla tavola prima. Te dici ben, mo. Dopo quattro fiole fa diga a Calè, diga, mo, alla vista tra come la va via, sento che tutta magna. L'ho vista, l'ho vista. Che figura che l'ha fatta? Toccherà arrivarla io dico in camera. No, se per quello un brianca passalla, sarà lei. E poi, tanta roba che era, dite che sfolgere che fa il marito. E già, dite Orietta qualcosa, ma la signora piuttosto. Si caletta chi scherzo un ghiaccio. È vero, Orietta. Racconta come fa. Ma come fa, signora? Adesso che so caletta una mulichina, se vede, però. Come facci una semplice parrucchiera a dei consigli malamoi di un dottor? Poco c'entra. Vabbè, i consigli, signora, per dimagrire, sempre i soliti. Niente pasta, poco pane, niente dolci, ma il mezzo più importante per dimagrire, lei lo sa qual è? Molto, molto, ma molto movimento. Ah, t'ho detto, quattro fiole, il movimento è voglia. Ben basta, Orietto. Chi si è fatto in su di giù, adatte, voglia. Vai, adatte. Avete visto anche a Galletto che figurino ci ha fatto e poi vedrete adesso ormai l'arriva. Come arriva? Il senche, ma che è adesso? Ad arriva il senche, spitemmo il senche. Ah, mi sono decisa proprio oggi che vien lui. No, guarda, fa svelto Orietta, va la Betty. E come hai paura? E come hai paura? Mica ve magna. No. Ci sarebbe da magnemo, comunque. Ho capito. E poi bisognerà che un giorno clatre ma stinta con esta alla frontetta, per punza una mesetta svavutechi. Il sote, buono razzo. Ma non è sta roba della politica, né che mi piace un gran bel pezzo. Tocca facendo. Oh, arriva qualcuno. Buongiorno signor Orietta. Orietta è sempre una farfalletta. Oh, signor sindaco, averne di uomini come lei in questo negozio, non come qualcuno di mia conoscenza, che la galanteria non sa neanche dove sta di casa. Ecco. Signor Erminia, anche lei qui ci facciamo belli per la campagna elettorale? Anche l'Osbol la su parte, se mi avete capito. È vero. No, è che poi adesso sembra che il vento il tira a favore. Può darsi darà una smussatina, ma chi cop che c'è cima chi dette. Non è una grand'aria, non è una gran bora, è aria di Curina. Amo già, la Curina porta l'acqua dietro la schiena. Insomma, Burdè, prima che arriva il Timburel, sti capelli a ben fai, signor sindaco, ma ben fai. Sì, ma perché vedi, per il mio razio, la campagna elettorale è sfa sul te piazza, moncati vicchi, le botteghe. Avete ragione. Quante sentirei tutto il giorno te? Io? No, io sono come chi tre bugatta, un guà, un becca, un senta, un padre. Sì, ma c'è chi c'ha la bocca larga, ma chi è? Cosa? Parli sa me? E perché? E San Calgat? Chi? Che il gatto c'è da Cavuccia Saraca, no? No, è San Calgat che via, è suo marito, ma che quattro vecchi ambulatori a me convinto a tutti. È vero. Che a Perre sa la pensione e il posto in ricovere, Porretti. Ma tutto azzardi in caparlè, guarda, non te vergogni per niente. Dopo 5 anni sto paese aveva da essere un fiore, un giardino. Ma perché? E me fai parlare, va là. Ma perché mi sono altra volta di candidati io? Cuspate tutto 5 anni. E perché noi abbiamo fatto l'80% di quel che avevamo detto? Tutto nero su bianco, scrivali, tutto chiaro. È vero. Fate guardia insomma che pochissime cose che l'avevamo fatto. Lasciate perdere, va là. Io non ho visto un gran progresso, ma mi risulta che qualche addetta non è tutti a tre. Ah no! Questo non mi sta bene, potete in per le vie delle legge, perché vado a sentire lettere, pensate che tutti rubano. Tazzetta, Sentino? Avete fatto sto cacce, sì o no? Sì, allora, sì, ma che hai visto?
potrà sentire roba perché loro pensano male, perché fanno male. Noi qui tutto nero su bianco, chiaro? Avete ragione. Non ho capito. Del Bonino. Signor Sito, stia Bonino, sono tagliettino io. Ma sarà meglio. Dai una bella taglietta. Tassettatela. Madonna mia. Gente d'accordo due, piuttosto. Comunque mi importa perché stanno. C'è 80% di voti in cinque, guarda. Ma veda. Sono filarini di gas. Ah, sono sicuro. Del bar. Sì, porta da beva. Ma portata da beva. Oh, meno male. Diri anche me. Mario! Oh Mario, ti ha fatto accidenti, non c'è mai, non è sempre cima la porta, non c'è bisogno, non c'è mai. Venotra, capzoi, cammina, manda per l'altra. Già, arrivo, signor Cino. Ci metto un po', ma arriva. Signor, come stamattina tu che sei di belle canone. Ciao Mario. Pronti Orazio? Cosa vuoi bere Orazio? Sentivo parlare da là che sembravi come un stacere. Urre, c'è la gente a freccia, questi e tu, ma arrivi mai, dai, manda. Ma senti Orazio, te sai che se la vuoi se te fossi in politica, si incassessi a parlare. È il show che potrebbe. E ti sentiria tutto il paese, te sai? È vero, signor Senke? Come no? Lo quanti se vuole sentite proprio certo. Senti Orazio, fa per bene perché Senke dopo chi è? Tu, non ti preoccupi, ti ha pagato una cittadina! Ah, ma qui ci facciamo bene per le lezioni. Sono Erminia, cosa vogliamo bere? Io un bitterin che il bianco, che il rosso mi piace. Sì, però sveglio. Che. Ma a me ne può un bicchiere di spuma, se no dopo mi beva l'alcolico la mattina. Ma a me ne porta i soliti bitteri in rosso. Certo, sono detto che. Non fare che io ne niente. Ma a me rosso, Mario, sì, come sempre. No. Va bene. Senti, Orazio. A te niente, non beva niente? No, ma me va niente. No, ma è di no, ma io alla mattina a me. Ma se sei estemi? Io quando lavoro con gli attrezzi non voglio avere niente. Ho risolto di me, capisci no? Cioè, va bene, senti, allora niente. Niente, io ho vermutino. Ah, il vermutino. Io voglio il vermutino. Ah, il vermutino, capisci? Il vermutino, allora. Dai, Mario, che prescia. C'è tutti i prescia stamattina. Ma te la senti, se lei qualcos'altro, urlai chi arriva sotto, perché chi avete sempre una gran fretta, io ne so, Sì, invece tutta una gran calma, non la vencete, non invece la chiappa alla longa. Va bene, adesso, mando tre mazzini sotto, Bravo. Perché avete preso, che tutto conto, sta politica qua, ma qual è? Non capite. Va bene. Mario, se porta anche qualche salatina è meglio, grazie. Va bene, tutto a posto, segnato. Fai giotra, che non scherzo no, gatto. Va bene, più buoni. Zitto! T'arrive! Arriva, Mario! Meno male. E già, signor sindaco, ma che in casino. Ale pronomi, scusate! Ti ho portato a bere. Non meno male. Tu che ipotesi? E che? No, ti vuoi mettere la caglia del centro? No, oggi ci sono. No, Lascia a giro. Allora, il bitterino. Se viene un'osteria smetti con la porra del corpo. Chiara, le porte grosse, belliste, ho capito, vabbè, dai, va bene. Che voi altri del comune siete c'è, guarda che no, e se in eccellenti, no, se smetti con la polvere. Ti ringrazio. Però è vera, gli ha detto che quando c'è il sole, quando piove tutta una quitrina, e quando c'è il sole, il balcone, il caldo, e chi sarei spasese? Ho capito, dai, farei anche questo. E il bitterin per chi è? È il vermo! Io c'ho il vermutino, va là, va là, il vermutino, qui va là. Il vermo, buongiorno, signor sindaco. Che metto sul suo conto? Sì, metto sul mio conto, che questo mese c'è il conto aperto. Ma allora spera gratis! Bene, viva il sindaco! Viva il sindaco! E ci metti i pezzi! Era ora! Tu sai, se tu sassi te prima! Ammodi, che ne so! Elena, grazie! Thank you.
ricorda che ora è? No, è la terza volta prima che lei la sveglia. Sta smena che arriva in ritardo. Ma come sarà? Ma io spererei solo una roba. Che arriva in ritardo, e sai perché? Perché una volta tanto è stata sentima i miei consigli. Da quant'è che dico? Vai in giro, conosci qualche bella donna, tanto a sei anche ora. È vero, te che dici. Davvero. Ma io ne so, va bene, arriva manca adesso. Io, tanto. Ecco. Oh, Madonna. Oh, buongiorno, eh. Alla buon'ora. Buongiorno. Ma... come buongiorno? Ma te sei visto, signor? Mamma mia, come te sei assurdo. Tu ci vuoi rispetti, dai una sistemata. Mette da sé, da toi sta giacca, va là. Ce siamo accorte. Ma te si visco, Sirdot, guarda ma specchio. Cosco te, guarda. Ma sei tu sciuparito, ma come ti fai stanotte? No, te dormite almeno? Dai, adesso i dacci. Dai che la burichino, va là. Ma dai, va là. Ma com'è te si ridotto? È il barbando, scarda se la moglie, no, che sta la mano. La fe è tanta lunga. Scarda se pietra. La faccio scherminare come ci avevi prima. Un po' tardi, questo l'avevi capito, ma tu dai, com'è fa sempre tardi? Non dormi stanotte. Non può succedere che uno è donna. Se Betty. Sara. Vedi che io non dice per no. Me... non sei contente, perché tu sei e dormi, perché vuol dire che sei stata sentima i miei consigli, sì. Che trovetta bella donna, porni a lavorare anche alle 5 del pomeriggio. Ah, davvero? Ma non ci importa, lavorare noi altre, chiudendo noi altre, probabilmente... No, fatti, almeno vuol dire che qualcuno sta barberia si diverte. Davvero? Potrei essere un divertimento, non o potrei essere c'è una fatica. Adesso ne so questo, boh. Io ne so, boh, tu si messa anche a te. Ma rieccolo, Arvaghia, ho capito. Pronti, Dorazio Orietta, non avere fretta, dica. Chi è dall'altra parte? Ah, scusi, può parlare leggermente più adagio che ho difficoltà a sentirla. Ah, devo dire a Dorazio che stasera, sì, non vi vedete al solito posto, ma... ho capito, scusi, ma con chi sto parlando? Ah, lui capirà. Va bene, va bene. Arrivedergliela. Che gente maleducata. Ah, ne so. Ancora ma che telefonici? So io, per forza, chi va a rispondere? Comunque, innanzitutto, caro, è il mio Orazio. Era una leva a te. E allora perché ti metti a me? E c'avevi da fare. Comunque era la signora, sì. Tu capirai, per dirti, ascolta bene, che questa sera non vi vedrete dove tu sei. Ma sta senti Orazio una buona volta. L'F e basta su tutti i misteri, racconta ben bene. Prenda me tu e tu facetti, io me ne mia, so io così. Carina, forza, forza! Non è pigiare sta giornata, che ma te la ladri! Sì, sì, dai, dai, su! A pigiare sta giornata, io ne so. Fortuna che... Oh, signori! Oh, adesso chi è? Buongiorno! 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 Ah, Fortunata da Rina! Fortunata! Ah, Fortunata da Rina! Mi tocca a te negli occhiali perché c'ho un brucior maiozza da una allergia, sì, ma gli occhiali che mi met mai, fa marmetta, va là! Ma sposo vecchi, va fatti cappella alla Dio ti fulmini! Sono venuta apposta dall'Oriente della Vecchia! Dio che fulmini, ma chi è che ha messo le me? Comunque sta allergia mi dà un fastidio, guarda. Fette da me, fette da me. Ma adesso hai caldo il tuo? Guarda che roba. Fette vedo in me? No. Carla, mi fortunata, lascia le dita a me. Basta, senti a me. Quella non è l'allergia. E poi? Quella so io, cos'è? Chi sarà? Quella è l'acqua della nostra cultura. Sì, questa è l'acqua che il comune nostro eroga. Così manto, dai. Sì, ha detto la leva rachina pura. Ho capito, no? Ma se è meglio allora.
che altri giornali Gesù Maria e c'è sta gioia per la tintura davvero. Dopo una sciacquatura era tutta una più dura. No, no, davvero. Ma chi è successo? Sì? Ma chi è successo? Io adesso non avevo il coraggio di cavare asciugamento la testa. Ah, beh, ci Gesù Maria, la testa gialla che pareva un paiere. Ma che è successo la roba così? Spoldi? Avvertì, che non si sa piangere. È successo, ma l'assessore di lavoro pubblico. Oh, si sono contenta. Allora se, gli sta bene, ma che sfaccia le finestrine del fondo e ma... Se vedeva ma... Alzò che il fatto il patati, buongiorno e l'altro, l'anciampa tu qualche sotto. Abonarsi. Vedi Orazio, tu detto chi sventa tutti, è ora da gambiere. Ma chi è adesso, ma stata senti Fortunetta, posto gir, ma chi sareste in dirisetta da dare il voto? Ah, carina, che messi bene. Ah, so tu chi a pe, guarda, ma uno, ma che l'altro, è come ci dan greppa in forza. Ah, sto giro è proprio fatica. E vabbè lì, che una soluzione scaparafora, no? Amo, scaparafora, toccherà che sdaga una mossa che ha delle buone intenzioni. Cospetta nella carrozza, che si fa sa conosce, chi è? Chi croce, scaparai. Prem, te dici? Io spero di sì, che niente mo, ma sto cascando. Io sono come fai. Tocca sperare che sì, t'alzo le dì. Ma lei chi è? Chi è? Permesso? Di posto? Buongiorno! Per il dottor Crisosto c'è sempre un posto! Buongiorno, dottore! Buongiorno, dottore! Prego, prego, si accomodi, dottore! Grazie! Prego. Oh, hai visto Orazio? Vuole togliere la giacca, dottore? No, sto bene così, grazie. Bene. Sto giro il dottore, le capite proprio a proposito, e sapete perché? Sì. Se parleva proprio di sta vecchia amministrazione. Voi per presentate per Clanova, ci potreste spiegare semplicemente che sorpresa ci avendo aspettato a trovare l'oltre o di Pasqua? Dicete un po' su. Oh, Ghetta, grazie per questa domanda. Capito, proprio a proposito. Devo convincere per vincere. Sarebbe tutto a posto, no? Avrebbe i capelli, la barba o le persone il comice. Beh, mentre mi dai una catanata, cercherò di chiarire le idee. Stava sentendo. Sicuramente saprete del mio grande progetto. Questa splendida struttura di assistenza e di cura che darà lavoro a tanti concittadini. E ci darà prestigio e lustro nei confronti dei comuni limitrofi. Oserei dire quasi il fiore all'occhiello della sanità del futuro. È come di una chiesa, ma botte lustro si intende. Ma sentilo qua. Non scherzare, Orazio. Ah, io, per carità, così. Perché vuoi mettere una seppa nel progetto del futuro? Io sarò mette a mettere una seppa a male froccio, perché se te creta malore che fai scuca pleta. Orazio, pensaci. Lo so che questi discorsi per te sono un po' troppo alti. Perché per loro gli altri sei come forti la prova schifosa. Signor dottor, scusatemi, ha ragione la signora Fortunetta. Io vedete di politica mi sono mai interessata. Però io sento gente parla. Secondo me il vostro progetto è molto interessante, per carità. Ma per me è intanto la lusso convinta. Ma secondo me ci sono sempre robe che ci serne più urgenti, più terra a terra. Perdete una, l'altra giornata, ma il funerale da Pora Cesira, e ne sapevo due metri. È vero, dottore. È vero, sì. E becca morta la bacinetta, rida la bacinetta. E purtroppo sclapata, e la schiaffetta del furnetto in senso al suo vecchio marito. E ci va d'accordo a giorni, adesso avrà il tempo per i pezzi. Ma quello è sicuro. Ma questo... che risolveremo su ninfaiente. Pensiamo avanti, guardiamo il futuro. Ma lo sapete che con questo progetto entreranno nelle casse comunali grandi risorse? Sei sicuri che entra dentro il pub giù? Sta buona! È vero, che è quello. È vero, perché tutti pensano, soprattutto, che se una feva scudria che abbia un giorno, ma se succede che il giorno il magna la feva, poi ti abbandona, ti accuri di dietro se sei morto. Ho capito.
Ho capito. Dimmi quanto deve avere che vado via. E poi, non mica finta il discorso. Voi mettete la fetta, mettete qui del paese? Sì. No, non è vero niente. Che il progetto avete voi è solo per gli interessi vostri, dottore, e dei vostri amici. Perché tutti sanno, ma sanno anche i burdei, il sanno, che per far ricovere i vol dottor, no? I vol infermiera. Che voi amici a casa vostra amica. E qualche volta c'è un calpreto, E questi sono tutti amici vostri, caro dottore. No. Solo per quello lo fate voi, solo per quello. Ho capito, via. Dimmi quanto deve avere che vado via. Come? Dimmi quanto deve avere che vado via. Ancora da pensare. Questa volta sono qui a farmi insultare da te e dalla tua combriccola. Ah, di se leggi via, io non vengo, per carità. Già, dagli con certe voci su di te. Alzò che le voci di gira, è la concorrenza che spietata. Piuttosto, ma raccomando, in città sei scalito a testa, sai che dopo parla e gli scorassi a lei un barbier licerino. Ricordatevi invece che Orazio è un barbiere di una vecchia generazione e mi pornon la radanetta la barba anche a Garibaldi quando le passo ste parte. Va bene, scherza. È fatto. Io vado, signor Orazio. Prego, la vaga tu. Grazie di tutto. Prego. Arrivederci, sono dottore. Arrivederci. Hanno più tricca niente. Ora si può si pentec ma davvero? Perché sono del ma? Io capisco che è sua, ma te esagerete, trattate da bestia. Ah, davvero? Allora, c'ha ragione la Fortunetta, io ne so. Se la roba la trattate cliente, se non sai che è un giovento, ma niente, capito o no? E poi, quante volte detto che il conto è di me dietro la schiena e di mezzo la faccia, esatto. Capito? E invece io sono tutta l'incontraria, io la roba la deschietta, che il muso che dentro. Ho capito, ma sta sentì, anche il dottor parla di ste volte, se vuoi sapere che fa, cucumbini. La questione è che quando io dormo la notte dopo sono prepotente e cala mattina. Va bene, scusa, ci sarà un motivo, me il direi dopo, no? È un dormito, non ti abbassano, non era. Va bene, però ho capito, va bene. Ci siamo capiti. Aspetta, Io tanto mai ho fatto, Guarda qua, ho nervoso che anche io non mai fumetto. Ma te fa me, almeno? Matizia. Ma chi è che ha fatto te messo? Ah, io ce l'ho, me la metti? E la venne scendo qua, la paga che è bella? A me metto cagico. Ma è che armeggia, la macchinetta. Oh, Rietta, guarda una tablina. Ah, è bella, madonna, l'hai fatta proprio lì, vera? Vera. Quanza io perché sotte? Orazio. Dai, mette parte, non c'è scusa. Dai, giù. C'è scusa. Oh. Allora va, grazie. Sì. Comunque al peso. Oh, ma raccomando. E dice niente in girone. No, scusate. Ma raccomando. Arrivederci. Ciao Corbi. Accedendo. Adesso proprio, guarda. Oh, mio Dio. Un attimo a casa, cosa fai? Un faccendino. Vedendo. E te custode. Ho stavo che dentro, mamma, dottore, c'è bisogno di qualcosa? Il dottor le scappa, passata a porta destra, e che te chiappa la stessa stradina, e da cinta mille. Stasera non c'è ragione, adesso vai via perché niente verso a te. A saluti. Arrivederci, sera. Ciao. Madonna Orazio, è entrato il magazzino, sentite se ti ha preso un mancamento, ha preso qualcosa? Che mancamento, ammetta tu le vigili malotule. Ma cosa, mi spaventai, ti ha sentito? Niente via, tutti. Sì, allora, la venti gita a casa che vado a fare una faccendina. Va bene. La Fortunetta gita via, Alessia mezzo il cartel, ma la bazzo la porta, mette il cartel chiuso, chiappa la seggiolina, e ven vicino a te, e se mi racconti una volta per tutte. Dai, guarda, chi ha queste che... Arriva...
Allora, ta settima me. Una volta per tutti. Sposa per come le va di tutto se tu stai in giro su di te, racconta, no? Che da pensare che non io e qualcun altro abbiamo pur me una terza coalizione e me che blesta. Allora, aspetta un po' perché la faccenda è chiara. Aspetta un minuto, fa pensare alla calma. Quindi... Sta calma, mormano! No, ti sente, mi interrompa. Quindi, tu sei sta fresca e non ti fai capire che tu saresti candidato per il nostro comune? C'è due parole, hai capito? Ante bene che sei intelligente, no? Ma lascia agire, questa è la questione. Ma a me mi ha dato una grossa delusione. Perché? Perché io pensavo che avevi trovato una buona sposa una volta. Oh. E invece ora tu mi sei in pena gatta. Oh, lascia andare, la mia sapete. E tanti stramenta di chi vecchia e di chi no. Adesso c'è Orazio che a tutti dà coraggio e spazio. Ma te cosa pensi? No, io sono contenta per te, mo, è che io ero più contenta, ma la mia prima pensetta, perché arrivavi sempre in ritardo, tu ti insurracchiti, tu scaccetti con un tars, eri il colme di un barbier e invece mettiti da un bel ragazzo alla politica. Succede anche questo, succede anche questo. Allora, perché secondo te va bene? No, ci ritardo. E allora? La settima me fa un'altra roba, allora... questo ho capito, allora che si candidate, senti che in cartè avete formato la terza coalizione. Allora quindi chi è sti quattro banditi incontri la notte? Ma è un po'. Qui c'è Samè? Certo. Allora, Samè c'è Renato e Cantoniere. Franchino e il Furnier. Poi c'è Renato e il Cantoniere. Sì, ho capito. Che se tutto va bene. Ma lui vuoi fare assessore ma il lavoro pubblico. Ah, bel incarico. Vedrai che sa in su l'una e ci sarà più gioia da bastone ma che il porgato. Hai ragione. Poi chi c'è? Posso non c'è Vittorio, l'artista da Corriere. Ah, ho capito, sì. Luca, la giretta del mondo, il vuoi fare assessore ma la cultura. Ah, capito, sì. Assessore, poi se non c'è che cosa? C'è Vincenzo, l'impiegato l'anagrafe. Ah, sì. Quella sta salute, sta. E poi per te te mandra, grossa, un gran bel po'. Oh, l'ho fatta convincere anche al sagrestello. E sta salute il sagrestello. Il sagrestello, sì, signore. Questa volta il vuote contro, ma che sputerete il prete, perché il calore tira attraverso. Non penso a cosa mi dice. Sì, tira attraverso il calore. E poi dopo c'è Mario, il Barese. Mario del Bar? Sì, l'abbiamo voluto mettere dentro, perché a pacchetto tu l'ha fatta fiduciosa. Osti, guarda, sa che il bus del bar lavora, perché proprio breve. E lavora, sì. Tartaglia la molica, ma sì, va bene. Sì, va bene. Ah, ho capito. Sì. Sta sentimo, io avrei capito un'altra roba. Ti manifesta l'occhiata la sta pensando tutto il paese. Voi sei vostri qua scappate, c'è più posto. Ma non avevamo bisogno su me tanta colla. Non passiamo parola per parola, purtroppo per purtroppo, e poi sentiresti altri giorni, quando faremo il primo comizio della piazza, la gente ad aspettare da ore e crede, sì, e darà ragione, darà. Sì, ho capito anche questo, ma la nostra attività ti è pensata, perché se per combinazione in vincente, questi ti daranno sotto e ti avrai da combattere dure, eh? No, ma vince, perché tu uccidi no! Ti ascre, manca le altre! Ah, aggredì, perché sono di che fulmine è ho capito! Oh. Adesso chi è? Oh, e che schifo! E c'era il cartello da porta! Va bene, lascia stare! Va bene, dai! Cucè! Diavole, te pareva che Mario se la c'era a scappare le parole del bar! Te sai che noi altri siamo tutti d'accordo a te però, sta tranquillo. E poi non tre che tutti conosciamo, gli scappetti sono la coda tra le gambe. E sono convinto che gli alzavano portato là, non ti ci siamo anche magrati. Va bene, non ti preoccupare. No!
se legge, vedi, a legge o tu te la legge io? Va bene, insomma, dentro le legge. Leggi un po'. Allora, fai la sua scrivente. Non pensare a Crisosto, lascia perdere Galletto, voto Orazio il candidato perfetto. Basta coi posti, basta coi tetti, è ora di pensare ai cittadini poveretti. Oh, sti bravo, bravo! Bravo, mamma! E tu si proprio non pensi, proprio te! Che lavoro! Oh, visto! Hai battuto il dono di sicuro. Diavole! Sì, sì. Bel, 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 bel. Oh, va bene. Andiamo a bere un caffè via, perché metti a bere il caffè dal mare. Andiamo, parenti, però già avevo un bel affitto. Sì, credo. È stata una giornata proprio, io non so. Da morire, guarda. No? Manicomi sembrava. Oh, signor, ecco, l'ultima parola. Adesso chi sarà? Orietta? Oh, pose tre? Prego. Sì, da per te, no? No, se mi è la Betty. Ah, salve, salve, ben arrivata. Ciao, Anastasia. Avete bisogno di una mano? Oh, grazie, faccio da solo. Dai pure a me. Per concludere, bellezza proprio. Davvero, guarda, questa... Orazio c'è, no? No, signora, no, se preoccupi, si accomodi, sì. Orazio non c'è perché ci dà appena commissione. E di che razza? Ah, no, è gita alla, all'esattoria perché è una cartella delle tasse, signora. Secondo me... Senti... Sono un comorassio che si comporta se per me è gita convinta che non trae la posta. Io non avrei mai creduto che avesse. Che avesse. Avesse. Ma che. Ma. 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 Questo è un po' che. La mira per niente. Ma come si fa a mettere uno specchio così basso? Oh! Sposti un pochino, Eurosi, si alzi che sposto. Si alzi, sposto la seggiola un pochino. Mi ricompone. E comunque, signore. Venghi, venghi. Signora Eurosia, mentre lei si ricompone, io le volevo solo dire che Orazio del resto non è colpa sua, signora, se l'ha messa stretta. È che se tutti stufi da vedere sempre le stesse facce. È ora da cambiare. E nei braffe come altri 5 anni, no? Sempre ma questi. Senta, io e 5 anni che è una vita che sta con mio marito e ancora è messo stufeta. Ah, grazie. Però signora. Ah sì, più passa il tempo e più mi piace. E in tutti i sensi. Ho capito, lì può piacere in tutti i sensi, ma io gli accorgo che lì è la volta la sposetta, noi invece la ven comprete e il potere barventa tutte volte che avremo. Basta da fare il cuvè un altro po', espo più! Insomma, io sono venuta qui per fare qualcosa e se tutti questi discorsi e Marco più mica così. Allora, a te la messa in piega? Una pettinatina. Una pettinatina? Ma il tupe. E facciamo le mani, anche perché la porta. La lacca! Odio! Alla Dagma tutti! Amo, questa ne è tutti! Anche perché la politica la lasciamo mai alle nostre opere, va bene signora? Adesso cominciamo a ragionare. Certo. Anastasia, come sei? È qui, con la follia, i vostri ordini, signora. Dove avete messo? Ecco. Oh, Orietta! Savo, scusatemi. Tu che andate a finire il Orazio? Che io i faccini li ho fritti a te che mo. Questi tu che hai messi, ma come si mettete anche a sord e ne senti che le fuori il disco? Dali malo direttamente, no? Così messi. E sono diventata anche a sord. Ne sa, va un po' bene. Guarda che io... Oh, Orazio, Orazio. Ecco, affetto. Io ho finito che questi dico. Va bene. Vengo vicino a te, Anastasia, c'è un giornale. E se Orazio su Cuschi dici... Prendi, prendi. Sondaggi? Sai dici? Sì. I sondaggi dici che stavolta te hai preso una bella bega. E mi sa che ti toccherò di te che sì. Ancora ne detta l'ultima parola. Anche noi abbiamo i nostri
fedelissimi! Beh, sì, signora mia, mettete il cuore in pista. Cambia il parec bandiera. Stai sicuro, ben dici un che sa pare il campen. Oh! Sì. Evria che da lunde per qualchiduno suonasse da morto. Oh, signore. Che senti? Che sentito la succhera? Oh, Vagiglio! Non sei superstizioso! Assolutamente! No! Noi altri? Scusate, ma me, io ne so, ma dei soldi, salmi trattamenti che fa che ha messo la Betty? E beh, tu che è ancora? No, la Betty, signora, gli ha già fatto il trattamento, che dei soldi? Se calmi le persone su questi trattamenti. E poi stia a sentire, ma lo rietta una volta tanto. Del resto siamo qui per gareggiare tutti insieme per il bene del nostro territorio. E poi alla fine, signora, chi casca, casca. Basta che casca io, va bene? Sì. Oh, adesso, io vai, che discorso, gli comincia a saccare. No, non è paura. Ciao, comunque. Ciao, saluta. Va bene. Sì, fa basta perché... Dammi un po' sbattino, ma lascia perdere. No, lascia perdere, Betty. Ma qua... Signora, Erminia, voi dovete stare calma. Che tanto è una battaglia persa la vostra ormai. Credo sia giusta l'ora di andare. Sarà anche ora. Ma come quant'è, signora? Ma per carità, offre la ditta! Non accetto soldi da lei, signora! Mi raccomando, non voglio. E gli ha dei soldi? No, Betty, ma qua. Non credo, accetto le mosine da nessuno. Oh, Madonna. A sto punto dirò grazie. Hai ragione. E poi ci scusi, signora, se siamo stati maleducati. Ma sa, è l'euforia della vittoria. Lei d'altronde l'ha già provata. Ci può capire benissimo, no? Signora, abbia pazienza. Anastasia, andiamo. Buoninsegna, vedaci. Anastasia, buoninsegna, rivela. Ma sentite, trattate un gamelle. Io l'ho trattata bene. Ma io non sicuro che... Ma insomma, poi se stino solo da comprerei una bottiglia spumante in più, no? Sì, ho capito. E poi ti senti che io costava, detto? La mandata in tradito. Ma lì se lo sa che io l'ultima volta ho avuto il perdono. È vero, perché voi anche a segreto. Allora lei è una tuttosa come il suo marito. No, è vero, tu ignorante, ma la Betty fa sempre per il suo detto. Davvero, e poi non è mai contenta, No, ma scherzo. Al sesta sedia non vengo mica più. Vabbè, tanto te lo fai. Allora, niente, io ne so. Oh. Ma chi sarà? Avanti! Permesso. Don Virgilio! Buongiorno! Caro Orazio! Sei stato un gran cliente! Perché? Ma cosa? Mi dai proprio il benvenuto? Io sono venuto per la benedizione. No, io per carità dico quello che è. C'è stato un gran cliente perché ho saputo che c'è la gente che fa la propaganda. No. Anche il sacrestano mi ha incrociato. Io il sacrestano lo salvè. E può darsi che salve in capo voi, altriché... Non esagerare adesso, campagna elettorale è tutto lecito. Non esagerare, perché nel consonario, insomma... Ecco, di questo, che qualcuno fa la propaganda di cantiere edili, qualcuno fa gli ambulatorie, voi invece sapete che l'avete fatta del consonario. Volevo dire, è proprio lì che ho capito che contro di te non c'era più niente da fare. Dai, cambiamo discorso, via, che... E potentemente...
io le mantengo le promesse, non so come qualcuno che promette e mantiene mai. Se vado su io, caro Don Virgilio, il merlo al campanile glielo faccio nuovo. Già, colgo questa promessa. Prego, come no? Pronti, Don Cleo, questa benedizione. Non dice le Pasqua ormai. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E benedica vos. E compricolam tuam. Amen. E ci vediamo per la messa del ringraziamento o del perdono. No, non si sa mai. Io spero non sempre del ringraziamento, reverendo. Dai qualcosa, Benvenuta per la parrocchia. Sì, per la parrocchia, per carità, dai qualcosa. Quanti dai? Dai ciascuno, sta meglio! C'è scusa, Don Virgilio! Grazie, grazie, l'importante è l'offerta. Certo, l'offerta, Don Virgilio. Bene, saluto. Allora vi saluto, arrivederci. Vi saluto, arrivederci. Ah, Tom, gioca questo, va là. E qui da Capitano. Buongiorno. Ah, qui che qua, ignorante. Qui che qua, va là. Oh, Dio. Mamma, tanta sei qua. Sta senti, quindi la vince noi. No, io la vinco stavolta, io la vinco. E voi fai una buchetta, altri che il tel, il tene e il fel. Voi fai una buchetta che avreste bene per un bel pezzo. Sì, ho capito. Te sei convinto, perché sperdi, ti toccherà combattere d'ursa questi, i prepotenti. Voilà che si è prepotenti, se muovi, perché se trovi al momento giusto, c'ho io due tre argomenti, hai tir fora io. Vabbè, sei contenta, però io ho un altro pensiero che mi fa dormire tanto. No, tu non è di pensiero. Vabbè, ma questo è importante, e non è che sto vinci. Fai sentire e ce lasci, ma a me malabetti la vorrei da parnoiare. No, lasciate come voi per sentire per mestiere, con fa qualche caldo. Ha fatto il cartellaio che perdeva là. Aspetta che c'è qualcosa di capito. Oh, un animale. Sì. Già invece fai attenzione al sentire, no? No, è gentile. Vabbè. L'avrò portato il serpentino prima. Sarà stata lì, vabbè. Ah, ho capito, quindi ce lasci da per noi altre, va bene? No, te lasci. No, per te, non ti preoccupare. Allora, Betty, dai, stai tranquilli. Sì, dai, sì. E poi vedrai adesso, non sentiresti a tre giorni. Adesso hai proprio ragione, manca poco. Ne manca poco? Sì, ma perché buonasera, stora, perché sapevi già se hai vinto o perso. Sol che... Spera che te vaga bene. Perché? Sai perché? Perché sbatte, ma tocca mandare indietro tutto quel gran rinfresco ordinetto a Mariolina. Cosa? A mandare indietro il rinfresco ordinetto a Mariolina? Te da sapere che ti mette che magicinta di sua salurganetta. E voi cantè, al tramonto vincerò, vincerò, vincerò. Crisosto, Galletto. Nulla. Non è nulla. Nulla. Non è nulla, guarda bene. Cosa Pettinaris. Scusa, sai che è quel del bandiera gialla? Scusa, devo mettere gli occhiali. No, è pettenati, quello del bandiera gialla. Scusa? Scusa, posso ti ho detto nulla, ne sono. Nulla allora. Nulla, sì. Crisosto. Galletto. Pettinaris. Crisosto. 10. Galletto. Nulla. Bianca. Crisosto. Galletto. Nulla. Pettinaris. Non facciamo stenti. Pettinaris. Galletto. Pettinaris,
Crisosto, pettinaris, galletto, crisosto, galletto, pettinaris, galletto, crisosto, nulla, pettinaris, crisosto, galletto, pettinaris, crisosto, pettinaris, galletto. Anche questa sera un altro messaggio penso sia arrivato a tutti. Bene, vogliamo presentare questi bravissimi attori che ci hanno allietato questo sabato sera. Cominciamo con il presidente di seggio, Russo Raffaele.
la tendista Magda Masi. Dov'è la Magda? 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 Si nasconde, va bene. Comunque c'è. L'attacchino Bea Perugini. Egidio, il cameriere Angelo Balsamini. Dov'è? Mario, il barista Gino Balsamini. Bravo! E cominciamo con i clienti. Il cliente Arturo Marco Venerucci. Dov'è? Marco Venerucci è sparito, non è rimasto contento. Gilda Maria Elena Campagna. Don Virgilio. Fabio Cancellieri. Ermanno Crisorto. Daniele Donini. Candidato sindaco. Era sempre lui. E la moglie Erminia Francesca Bellucci. Che è anche fortunata la cliente, giusto? Ok. Sindaco uscente Elio Bartolucci. Dove sei, Elio? La moglie Eurosia Maria Antonella Perugini. Brava! La figlia Anastasia Anna Mancini. Apprendista parrucchiera Caterina Bellucci. La parrucchiera Orietta Carla Ubaldini, che ci ha aiutato, ha condiviso su Facebook i nostri messaggi, ci ha aiutato a allargare il messaggio, grazie Carla. E il barbiere, il sindaco Orazio Pettinaris, Giannino Bardeggia, e il consiglio comunale. Tutti gli anni ti aspettiamo con ansia, Giannino, sì sì. Bravo! Dottore! Grazie mille la ragazzi. Socia, la socia la salti sempre, non mi ha dato neanche la mano. Non da piazza sta socia. Non la volete qua giù. Ah, vedi. Veniva a casa mia, Carla. Tanto siamo sempre stati più o meno vicino di casa quando eravamo piccole, quindi... Ragazzi, veramente grazie, siete sempre fantastici. No, grazie a voi. Rimanete, tra un po' vi chiameremo per le premiazioni, perché chiaramente fra un po' avranno luogo le premiazioni di questa rassegna. La quinta rassegna. Siamo arrivati un po' avanti, eh? Bravi, bravi. Ringraziamo il pubblico che è sempre numeroso. Grazie a voi. Queste cose hanno luogo perché ci sono loro, il merito è loro. Grazie, speriamo di vedere all'amministrazione comunale di Monte Calvo. Giustamente. Perché se mi sotto a Mondaine, chi ne sono? No, 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 è vicino ma è a Mondaine. Allora, le buche, al chiudere manca le buche, metteremo dentro tutti i nemici politici. E poi c'è Joy the Roll, ma se solo anche perché vuoi da Ciacai. Ci vediamo il prossimo anno, grazie di tutto. Grazie, grazie veramente tanto. No, no, non chiudere Magda. Ecco lei la Magda! Che si era nascosta! Hai visto? O le lume qua più? Bene, adesso quando ci siamo sistemati un attimo, iniziamo con le premiazioni. Quindi, per iniziare le premiazioni, chiamiamo sul palco prima di tutto i rappresentanti dell'amministrazione comunale, in particolare il nostro sindaco Donatella Paganelli. Vieni Doni! Sì?
vogliamo, noi abbiamo iniziato questo viaggio, lo chiamerei veramente un viaggio bellissimo. Abbiamo iniziato questo viaggio con il nostro ex sindaco e al momento assessore Domenico Ceccheroni. Ci vogliamo, che vogliamo chiaramente sul palco. Non vedo niente, Domenico, sei lì ancora? Sì. E come rappresentante, si fa per dire, degli Amici del Sole, vogliamo sul palco il nostro grande Gabriele Paoletti. Eccola qua, il nostro sindaco. Buonasera a tutti. Spero che vi siete divertiti. Sono state 4 belle serate. Aspettiamo gli altri. Arriva Domenico, arriva Gabriele. Preparatevi. Ecco, è arrivato Domenico con i primi. Preparano anche i rappresentanti delle compagnie delle commedie dialettali, perché verranno a ritirare il premio. Sì. Okay. E, diciamo due parole, magari, sì. Ok, come sempre è stata una bella iniziativa, la piazza non ha deluso. Da 5 anni a questa parte è sempre pienissima ed è una soddisfazione per noi anche dell'amministrazione comunale e anche degli Amici del Sole che ci aiutano in collaborazione a questo evento e anche alle compagnie che danno la possibilità di far sì che questo evento abbia luogo. Ed è una grande soddisfazione vedere voi qui presenti che apprezzate lo sforzo comune di tutti, uno sforzo che ha un obiettivo comune. E le cose, io penso che le cose riescono bene quando fra i vari attori c'è sinergia, e possiamo dire che con questo evento abbiamo proprio la dimostrazione che la sinergia di tutti fa in modo che le cose riescono, perché questo è un progetto ambizioso, perché è un progetto che ha come fine la solidarietà, cioè ognuno di noi ci ha messo del suo, ognuno dà la sua parte, la sua partecipazione, con l'obiettivo finale di devolvere il ricavato di questa manifestazione in aiuto, in solidarietà per qualcuno del nostro comune che ha bisogno, che perciò è meno fortunato di noi. E grazie anche a voi che siete qua puntuali, fedelissimi tutte le sere, che con il vostro euro fate in modo che ci sia la possibilità di dare questo piccolo sostegno economico a chi ha bisogno. Naturalmente io ringrazio tutte le compagnie perché hanno raccolto il nostro invito, perché le compagnie, come voi sapete, diciamo, a fronte di un piccolo ringraziamento mettono a disposizione il loro tempo, così come gli Amici del Sole mettono a disposizione il loro tempo e le loro fatiche. E credetemi, nessuno ci ridarà mai il tempo che noi mettiamo, o che voi tutti anche nel vostro piccolo mettete a disposizione per gli altri, ma avremo sempre un grosso ringraziamento da chi riceve il nostro aiuto, perché questa è la cosa importante. A questo punto io procederei con le premiazioni. Bene, io direi di andare in ordine cronologico. Hanno aperto questa... Com'è? Ok. Non andiamo in ordine cronologico. Stasera mi fanno i dispetti.
Partiamo con la compagnia dei giovani antichi di Osteria Nuova, che hanno rappresentato la commedia Una bella famiglia. Giusto? Ciao. C'è la piccolina. Ciao, bellissima. Lei ha 12 anni, eh? Giusto? Ti ricordo bene. Allora, prima di dare il premio, voglio fare questa piccola premessa. Come abbiamo detto prima, questa è la quinta edizione del Festival della Commedia Dialettale. Noi abbiamo iniziato insieme con tre compagnie, che perciò sono 5 anni che sono con noi, e a seguire dall'anno scorso si è unita la compagnia di Osteria Nuova. E perciò quest'anno è il secondo anno, a differenza delle altre tre compagnie che hanno già raggiunto 5 anni di partecipazione. Allora vogliamo spiegare, diciamo, non è per sminuire, no? Come vedi, noi gli anni precedenti abbiamo dato a tutti le targhette di ringraziamento per la partecipazione all'evento. Per voi è la seconda targhetta che ricevete, mentre gli altri ne hanno già avute 4. Allora, come amministrazione comunale abbiamo deciso di istituire il premio fedeltà, che si raggiunge al 5° anno di partecipazione, ok? Perciò, con l'augurio di ritrovarci qui per premiare col premio fedeltà anche la compagnia di Osteria Nuova, oggi ti concediamo, diciamo, il premio del secondo anno di partecipazione, aspettando e auguriandoci di continuare questo percorso insieme in modo di poterti consegnare il premio fedeltà. Ok? Grazie, complimenti e grazie del tempo che ci avete dedicato. È stato un piacere e un onore. L'ordine, andiamo come vogliamo. Allora, iniziamo con la compagnia, continuiamo con la compagnia Improvvisando di Morciola. Grande Katia. Ciao Katia, ciao, bellissima. Parole. Allora, intanto vi consegniamo questa coppia premio fedeltà per la fedeltà dimostrata in questi 5 anni di cammino assieme, perché c'è da ricordare, come ho già detto prima, che abbiamo iniziato insieme questo percorso. Un ringraziamento particolare va a Marzia, che oggi non può essere presente perché ha avuto un piccolo problema, diciamo, familiare, ma oggi quando l'ho salutata, no? Mi raccontava che sua madre in ospedale al pronto soccorso l'unica preoccupazione è stata: ma adesso tu come fai a fare la commedia? Come fanno senza di te? Perciò grazie Marzia e anche la sua mamma che sta bene. Un augurio anche alla mamma. Un ringraziamento particolare a Katia, che è, diciamo, la fondatrice della compagnia, che ha 23 anni, mi hanno detto, di attività. No, tu 23! Non tu 23 anni! Che sono 23 anni che la compagnia è nata, che esiste, e tu sei l'artefice di tutto, diciamo. L'hai partorita tu. Grazie anche a te, a te e a tutti i tuoi collaboratori, a tutta la compagnia, della fedeltà dimostrata di averci seguito per questi 5 anni, con l'augurio di continuare ancora per altri 5 anni anche. Grazie tanto. Grazie. Allora, sono un po' emozionata, di solito non sono seria, devo far ridere. Quindi no, volevo essere seria e ringraziare l'amministrazione, il sindaco,
Donatella, chiamiamola così, l'ex sindaco, Domenico, gli amici del sole, la Milena, tutto il pubblico, Borgomassano che ci ha ospitato, e la gentilezza e la cortesia che hanno sempre contraddistinto questa manifestazione da 5 anni a questa parte. Abbiamo iniziato con tanta passione e visto che abbiamo avuto il premio fedeltà adesso possiamo anche tradire, quindi però ecco, quello che abbiamo notato è che queste iniziative in giro ce ne sono poche, il valore che si dà alla cultura è sempre meno, quindi benvengano queste iniziative da parte del Comune di Montecalvo che ha creduto in noi, Donatella, Domenico, e quindi speriamo che il prossimo anno di tornare qua, di essere fedeli a voi pubblico, all'amministrazione, agli amici del sole sempre carini, puntuali, la Milena, che dire, un applauso alla Milena. E quindi al prossimo anno e buon divertimento, grazie, ciao. Benissimo, continuiamo con la compagnia nostrana Irrimediati di Borgo Massano, e abbiamo qui l'Emanuela. Manu, sei da sola? Dov'è Daniele? Dani? Daniele? Dionigi, Daniele, perché non sei qua a rappresentare? Arriva? Ah, perché è allergico, già! Ma attacco a pancia la farina, eh? Se voi ci mettete un po' di vino. Daniele, non ti far desiderare. Senti, ti vendo gli salè. Allora, anche a voi grazie, premio fedeltà, perché 5 anni di un cammino insieme, è stata anche con voi una bella esperienza. Abbiamo creduto tutti assieme in questo progetto. L'augurio che faccio alla nostra compagnia nostrana, diciamo del nostro paese, è di poter implementare anche gli attori, no? Abbiamo bisogno di nuovi attori, perciò un augurio di aumentare gli attori e anche di continuare in questo nostro cammino, nella nostra, diciamo, commedianti, per raggiungere al meglio e esprimere ancora questa gioia e vivacità che siamo riusciti ad esprimere in queste serate. Pochi ma buoni, giusto? Grazie a tutti. Anni, stavolta non sbagliate. Bene, e per concludere, li abbiamo appena visti, quei chinabene che lascia ovviamente Casinina e Auditore di Auditore, perché non sono soltanto di Casinina, ma ci sono anche di Auditore. Chi viene a ritirare il premio? Ah, Franci! Perché? E si è messo comodo, basta, dato, per questa sera dato. Anche alla compagnia di Auditore, premio fedeltà, perché comunque eri dietro, mi avrai sentito, no? Questo è un premio per la fiducia dimostrata, la collaborazione data a questo evento e nella speranza e nell'augurio di trovarci, chissà, fra 5 anni istituiremo un altro premio, no? Di continuare così nel cammino iniziato. Grazie e complimenti. Anche voi avete una, diciamo, 15 anni da quant'è? 17 anni di esperienza. Bene, auguri. Voi rimanete, ah, certo. Passo la parola all'assessore Domenico Ceccheroni. Sì, buonasera a tutti.
Allora, io invece stasera, siccome abbiamo iniziato questo percorso 5 anni fa, e l'abbiamo proprio inventata questa cosa, l'abbiamo inventata così bene che è riuscita altrettanto bene, benissimo. Io stasera vogliamo come amministrazione, e ho l'onore di dare un riconoscimento agli Amici del Sole, perché veramente sono stati grandi, cioè le idee hanno bisogno delle gambe per essere accompagnate, perché, come dire, è semplice parlare, è semplice forse non tanto anche inventare, però poi c'è chi deve mettere in pratica tutto quanto. Se l'amministrazione comunale, che in qualche modo ha avuto l'idea insieme a loro, non avesse avuto questa gamba d'appoggio, questa organizzazione, compreso la Milena naturalmente, che al di là della presentatrice, ma anche lei fa parte un po' del gruppo ormai, no? Degli Amici del Sole, quindi in tutti i ruoli sono stati grandi. E io, l'amministrazione, io insomma, con Donatella, abbiamo così pensato di dare agli Amici del Sole questo riconoscimento, perché secondo me lo meritano, insieme al vostro applauso. Floreale alla presidente, alla signora Bene, ma se volete rimanere, io voglio fare i ringraziamenti, se state qua con me, io sono contenta. Allora, i ringraziamenti non vorrei ripetermi, però chiaramente abbiamo già detto, l'amministrazione comunale, gli Amici del Sole, come diceva Donatella, che sono la forza motrice di questa manifestazione, ma io vorrei quest'anno veramente puntualizzare i ringraziamenti a tutta quella che è la... Il micro lavoro, io lo chiamerei quasi, per organizzare tutto questo. Abbiamo bisogno di tutto. Io parto con il ringraziamento per Guidi Alessandro alla regia, e non solo. Il nostro guru, dov'è? Ah, eccolo, non ti vedevo più. Il nostro guru alla console, luci, suoni, musica, tutto. In particolare, chiaramente, per Borgo in Musica, Dionigi Roberto. E la sua carissima consorte, Salvatore Fabiola, per le scenografie di Borgo in Musica. Volendo andare in ordine, oserei dire i manovali di Salvatore Fabiola, dalle 5:30 in poi, qui si iniziano a montare le scenografie, i suoi manovali sono, in particolare, il grande Domenico Paolucci! E io... Un ringraziamento, gli altri anni non l'ho mai fatto, a quelli che magari non si vedono, tramano nell'ombra, lavorano nell'ombra, ma sono veramente i nostri ragazzi. Perché quando si hanno 16 o 17 anni, fare quello che stanno facendo loro questi giorni non è facile. E quindi un applauso grandissimo, perché se lo meritano, perché sono giovani e potrebbero fare tante altre cose, sono Dionigi Alessandro, che non è presente perché sta suonando altrove, Guidi Francesco e Cristian Turco, che voi non conoscete, un ragazzo di Cagallo. Per il servizio ristorazione e caffetteria, perché quando io e la Fabiola e Domenico alle 5:30 della mattina, 6, iniziamo a montare il palco di Borgo in Musica, c'è la Carla Dionigi che ci porta caffè e paste e litiga quasi con la Ionne Rossi, che dopo mezz'ora arriva di nuovo con il caffè e ristorazione compresa. Poi aspetta mo, non è venuta.
non è lunga. Il ringraziamento per chi sta alle casse, Bronchini Leandro, Mariusta Feduzzi, Grazia Brendolini, Patrizia Girelli, Paola Cappuccini, Katia Montagna, il signor Calpanesi, di cui mi è sfuggito il nome, Giancarlo Calpanesi, Emanuela Cesarini, Roberto Ottaviani, Romina Nardini, Gianfranco Cangiotti e ai fuochi Pino e Vera Montagna. Quest'anno li voglio dire tutti. E poi ringraziamo alcune aziende, alcune ditte che veramente ci aiutano così, per beneficenza. La Sitec per la fornitura dei materiali. Tucchi Massimo, che è arrabbiatissimo delle volte con noi perché lo facciamo lavorare un bel po' all'ultimo minuto, per la lavorazione dei materiali forniti dalla Sitec. La Green Power di Lunano per averci gentilmente offerto per questi giorni il generatore, che abbiamo trasportato grazie alla ditta edile di Stefano e Andrea Munari, specializzati in costruzioni e copertura tetti, non so se si dice preciso così, un'ora che penso come si dice precisamente, però grazie ragazzi veramente tanto. Oserei dire che abbiamo finito, che peccato, domani mi viene la depressione, non c'ho più niente da fare. Cosa faccio? Giro con i miei vestiti, qualcuno mi guarderà! Grazie veramente a tutti, il Cocomero vi aspetta, ci vediamo quest'altro anno! Ciao a tutti! Amici! Non si vede, vai sotto la luce. Visto che sul palco si sono dimenticati di nominare l'amico... L'amico qui, Sergio, che è stato uno di quelli che ha lavorato più di tutti e si sono dimenticati di nominarlo. Dovevano nominarlo per primo. Più di tutti no, ma almeno... Però vedi, adesso ci rifacciamo, che lo inquadriamo per bene, perché veramente... Anche che il patacca di Sergio. Veramente è stato uno di quelli che si è impegnato di più, quindi gli dobbiamo dare il merito che ha. Grazie. Qua abbiamo... le nostre donne che stanno tagliando il cocomero. C'è la Katia che è qui, quella che organizza tutto il taglio e via di qua. Abbiamo qui l'Emanuela. Abbiamo qui l'Emanuela che non si vuole mai far riprendere, stavolta però l'abbiamo presa. L'abbiamo. Ok, grazie anche troppo. È la tua mamma? Scusa? La sua mamma ormai è stupida. Ormai su Stoda. Lì è chi è? Abbiamo Pino, anche lui artefice di questa manifestazione, veramente. Insieme. Un grande. Anche io ci sono, anche io ci sono. Grazie sempre quelli che non fanno niente. No, io non fa niente, Dio mio! Non fa niente. È il chiasso, a guardiamo tutti. È vero, è vero. Diamo il merito che sei merito. Bravo! Roberto, la Romina. La Romina ha portato i fiori stasera, dai! Ascolta! Io le ho termachero! Anche il suo momento di gloria su nel palco. Hai avuto un onore! Sei stata onorata quest'anno, Romy! Bene! Al tuo babbo l'hai ripreso, che ha rotto le palle in una settimana e non si è mai visto davanti alla telecamera. In questa manifestazione mi sono visto poco, però mi rifaccio adesso. Fai la chiusura, dai. Un saluto a tutti e al prossimo anno, sperando... Come diciamo? Ciao amici. Amici! Allora, amici, no, devi dire amici, perché sennò... Amici lo è prima. Va bene, lo dico di nuovo. Amici. Allora, siamo qui con... Quest'anno il nostro qui amico presidente veramente ha dato il massimo, perché l'abbiamo sentito addirittura sul palco parlare in inglese, addirittura l'abbiamo sentito sul palco. Però adesso ci dirà, insomma, com'è andata la manifestazione quest'anno. Sembra abbastanza bene. È andata molto bene, fortuna che è finita, perché sennò ci lasciavamo le penne.
grazie al nostro tecnico falegname Sergino per la struttura. Dunque, il palco veramente quest'anno era perfetto. Imbattibile. Era imbattibile, sia come struttura che come poi allestimento, anche la sera di Borgo in Musica, veramente era una cosa veramente stupenda. Dobbiamo dirlo per merito del qui pedesimo sottoscritto Guido Alessandro, del presidente. E del Sergino. Il Moreno Faglietti. E tu fai quel sotto. Bene, di nuovo rinnoviamo il saluto per il prossimo anno, che ci auguriamo prossimo anno con un nuovo presidente. Ciao. Il presidente sarà sempre quello.